Ho perso, ho preso una batosta clamorosa 4-0. Ma vedete, oggi non mi arrabbio neanche. Sapete che io le prendo sempre male le sconfitte. Vale, oggi non mi arrabbio neanche perché questa è l'unica persona con cui io accetto di perdere. Poi qua ho straperso in questo caso. Tant'è che io è l'unica persona con cui ho perso andata e ritorno. Con gli altri, al limite, ho pareggiato, ho vinto, ma non ho mai perso andata e ritorno. Con lui ho perso andata e ritorno. Pensa un po'. E terza sconfitta in campionato, pareggio le vittorie, quindi per farvi capire quanto sono sfortunato, la seconda rosa più forte che non riesce a farcela, poi vedrete anche la classifica come fa, cioè tre, vabbè, lasciamo stare, dai. Comunque sia, vabbè, ho perso contro il più forte. Poi vabbè, ho sfigato come sempre, però non fa la differenza, ragazzi. Qua ha vinto lui perché è stato più forte di me. Non si può sindacare niente. Lui merita di essere primo, merita di vincere questo fantacalcio. Io meriterei il secondo posto, non lo voglio, punto al terzo. E tant'è che adesso mi hanno scavalcato in classifica. Ma adesso andiamo a vedere tutto, andiamo a vedere tutto con calma. Allora, leggo prima la mia, giocava in casa lui, ma leggo prima la mia, no? Per farvi capire che sfilza di insufficienze ho beccato. Allora, porta Szczęsny 5. Adesso lo rimetto titolare, prende gol come sempre. Allora, adesso io per portare sfiga alla Juve lo metto sempre. Basta, costante. Nathan 6. Romagnoli 5, ammonito. Quindi anche il giallo che non manca mai. Mi sono escluso solo una volta. Gatti 5 e mezzo. Kostic 5 e mezzo. Guarda che roba. Luis Alberto 6 perché è entrato agli ultimi minuti. Tra l'altro, Sarri, che cazzo, come fai a non metterlo? Matheus Henrique 5, Spinazzola 5,5, Chiesa 10 gol, unico bonus che ho fatto. Immobile 5,5, Politano 6, ammonito. E in panchina lascio Luvumbo che fa un assist. Vabbè, comunque viene fuori che faccio un punteggio di merda, 65, non arrivo neanche a 1. Soltanto un'altra volta non ero arrivato all'1. Proprio contro di lui, contro il Chewingham. Guardate un po'. Cioè, è proprio destino, eh. Solo che l'altra volta è perché mi sono fatto autogol là con Gatti e Osimhen ha sbagliato il rigore. Vabbè. E adesso sentite lui. Allora all'inizio anche normale. Meret 5,5, Posch 6,5, Bremer 6, Danilo 5 con ammonizione. Abbiamo un Churria 6, un Koopmeiner 6,5. Reinders, ecco arriviamo. Reinders 10 gol con l'ammonizione. Soule 6, Vlasic 5,5 ammonizione. De Ketelaere 11,5 gol e assist. A me che ti ho sempre difeso, De Ketelaere. A me l'hai fatto, a me. E poi Berardi con un bel 13 e mezzo gol. Bene, doppietta, doppietta su rigore. 2 per il fattore campo, 1 modo difesa. Arriva a 85 punti, ragazzi. 4-0, senza se e senza ma. Oggi faccio un video proprio corto oggi sul fantacalcio. Cortissimo, cortissimo oggi, guarda, non c'è niente da dire. Vabbè, gli altri risultati. Allora, il Bosco scula col Vesuvio, vince 2-1 perché lei resta in 10. Sempre culo, questo qua, un culo vergognoso. Cioè, lui dovrebbe essere settimo in classifica, adesso mi pare sia quarto o quinto, non mi ricordo più, no, quarto mi pare. Poi, andiamo avanti adesso. Greg e Nick pareggiano, quindi un punto rosicchiato da tutti e due, e anche Celiaco pareggia anche Celiaco, e quindi un punticino anche per il celiaco in più, ecco, contro con Walter. Quindi tutti che allungano. Quindi l'unico Mona che perde in classifica qua sono io. Vabbè, il Vesuvio non lo conta neanche. In classifica mi scavalca il Bosco. Il Chewingham va via. Greg, vabbè, perde campo così come Walter perché il Chewingham guadagna distacco giusto così. Giusto così. E Bosco mi supera ingiustamente. Io sono davanti a Nick, ma mi guadagno un punticino. Non badate la penalizzazione, qua non la tolgono. Che, scusate, ragazzi, pubblico, qua che è l'amministratore che non toglie la penalizzazione, si crea confusione. Vabbè, così, vabbè, dai, dopo settimo il celiaco e ottava la Cri. Coppa del celiaco. Greg è sempre più primo. C'è un secondo posto di Nick che scavalca Bosco. Io sono settimo. Vabbè, a sto punto, ragazzi, mi basta non arrivare ultimo. Tanto non me ne frega un cazzo della Coppa del Celiaco. Che non è un trofeo meritocratico. Iscrivetevi al canale YouTube se volete. Se volete, mettete mi piace. Ci vediamo presto. Ciao!